tango argentino, dove numerosi allievi lo conoscono da tempo, lo apprezzano e lo stimano. Eccolo mentre attento che guarda se gli allievi hanno imparato i loro passi. Fantastici. Ciao Luis. Ciao caro, eccoci qua. Di nascosto cosa fa Luis mentre insegna. Provi con la guarda chi c'è. Ciao. Ciao, sì, fai un... Va bene, allora, fai io, però... Cree, mitica Cree, che ormai sappiamo perfettamente che sei il punto di riferimento perché sei assistente di Luis, no? Volevo sapere, che sono curiosissimo di conoscere il tuo pensiero intorno a Luis, come lo trovi come maestro, cosa ti ha spinto a venire da lui? Luis? Sì, Luis. È difficile descrivere Luis, perché potrei sembrare esagerata nel mio utilizzo di termini positivi. Sì. E Luis è una persona estremamente seria, estremamente preparata. Wow. E al contempo in grado di creare sempre durante le sue lezioni e durante gli eventi che organizza un'atmosfera estremamente cordiale, per cui ci si diverte moltissimo alle sue lezioni. La cosa che più contraddistingue le sue lezioni rispetto a quelle di tanti altri maestri è che sono lezioni in cui ci si diverte molto, in cui si crea una bellissima atmosfera anche tra gli studenti, coloro che cercano di imparare il tango. È fantastico, questo lo riconosco anch'io. Senti, come hai fatto a acquisire questa padronanza nel tango? E non l'ho ancora acquisita. Ci sto ancora lavorando e ne avrò ancora per un bel po' di anni. Allora ti ringrazio. Prego. Di questa piccola riflessione che abbiamo fatto insieme su Luis. Ok, a presto, ciao. Ok, ciao. Ma guarda le due meravigliose e stupende principesse del tango. Siamo principesse e basta. Allora io volevo sapere come ti chiami. Mi chiamo Paola. Sì, basta. Dimmi una cosa sola, perché sono curiosissimo, anche perché vedo che sei qui nella scuola di Luis, il tunante, sì. E sicuramente hai fatto una scelta azzeccata. Chi grazie ti a Cristina. Cristina, ecco questo, claro, volevo sapere. Claro che sì. È stata Cristina che ti ha portato qui dal tunante, sì. Vero? Cosa hai trovato di bello in lui? Cosa trovi di interessante nel suo modo di insegnare? Che domanda, non ho provato altri maestri, quindi non ho termini di paragone. Comunque è chiaro, spiega bene, e se stai attento impari. Cosa hai imparato fino ad ora? I primi pochi passi e basta. È fantastico, questo ti emoziona, ti fa andare avanti, è vero, ti dà quella voglia, quella sensazione. Io voglia, di continuare. Voglia. È bellissimo, fantastico, grazie, ciao. Prego. Solo, ciao. Senti, come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, anche tu sei un allievo del tunante, vero? Di Luis. E vedo che sei il ragazzo più giovane del gruppo. Cosa spinge un ragazzo giovane come te a venire a frequentare il tango? Ma il fatto che tutti i miei fratelli praticamente hanno fatto tango e anche mia madre ha iniziato, quindi ho deciso di venire anch'io a provare. Ho visto che è molto divertente. Ti è piaciuto il tango allora? Ti prende? Ti sembra un ballo anche per giovani, sì? Sì, sì, soprattutto per giovani. Senti, cosa consiglieresti a un ragazzo della tua età? Se non ti convince, vieni a provare, perché vabbè, le prime lezioni magari sono un po' barbose perché sono tecniche, eccetera, però andando avanti ci si diverte sempre. Quindi provarlo, se poi non ti piace, va bene. Però sì, secondo me bisogna provare.
certo, sentito dalle tue stesse parole è sicuramente un incoraggiamento. E di Luis cosa hai trovato di interessante nel suo modo di insegnare? Di Luis che è preciso quando insegna e ti fa capire dov'è che sbagli, poi è molto simpatico e mi trovo molto bene. E ti diverti con le altre persone, con gli altri allievi del gruppo di Luis? Sì, molto. Simpatici. Ok, ti ringrazio della disponibilità, sei veramente eccezionale, bravissimo. A presto, ciao. Volevo farvi una domanda, che siete due ragazzi giovanissimi che amate il tango, bravissimi. Com'è accaduto che avete conosciuto il tango? Innamorati guardando gli altri ballare. Davvero? E Luis come l'avete trovato? Luis? Abbiamo avuto la segretaria, la nostra segretaria Ornella Pastrengo. Ah, ecco, bene! Che si è comunicata a trovare qualcuno. Fantastico. Il mercoledì, perché è l'unico giorno disponibile per me. Fantastico, grazie. Ciao. Tua mamma. Mamma, ieri sera la tua mamma ti ha raccontato se ti sei divertita o no. No, non hai detto niente. Perché cos'è che ha combinato? No, perché? Cos'è che ha combinato? Una fotografia. Balla a piedi nudi. Si è truccato. Cri, hai visto che addirittura la Silvia ha portato suo figlio qui con noi. Questo è un grande successo, vero? Certo, il più giovane della combricola. Il giovane della combricola e incoraggia tutti i giovani a venire a ballare il tango. Giovani e vecchi, sì. Va bene, fantastico. Allora, quando proprio era finito tutto completamente... chiami tu? Rossana. Siamo qua mentre che Luis insegna, che fa i suoi passi. E come lo trovi Luis tu? Fantastico Luis. Cos'è questa intervista? Come l'hai conosciuto? L'ho conosciuto con Cristina. No, così, come ti viene dal cuore? Questo mi faceva piacere sapere. Con Cristina l'ho conosciuto perché io sono una grande amica di Cristina. Cristina è l'assistente di Luis e sono approdata qui. Vedi, allora il passaparola ha la sua effetto, no? Sì. Si è trovata bene, sì. Bene, bene, sono una schiappa. Dai, ciao. Grande Ubi, fantastico, bravissimo. Io bravissima, te Ubi. Ma... E vedo che vi impegnate molto. Fotografa della nostra squadra. Scappo. Volevo dirti che sei veramente bravissima e meravigliosa, abbiamo apprezzato molto le tue foto. Senti, tu cosa ne hai pensato del gran galà dell'altra volta? No, fagli di voce. Ho visto Giordano disturbatore. Federica, volevo sapere una cosa da te. Luis, come ti sembra? Come ti trovi con la tua scuola? Bene, vero, ma sono... è il terzo anno questo che continuo con lui, per cui direi che mi trovo bene, se non avrei cambiato, no, mi trovo bene, poi bello, coinvolge anche nell'attività, insomma, non si limita a fare lezioni basse. Ed è fantastico, ciao, grazie Fede, ciao. Ciao, ciao. Chiudi,
va avanti, cerca di dire, guardate, piedi chiusi, ruota, vedi con i piedi chiusi, ruota. E il mio piede è semplicemente appoggiato al suo. Non inchiodo il piede a terra, se no rendo un po' pivotare. Sono qua. Questa barra è a prese. Ruota il mio petto, la inseguo la mia posizione. Dunque.
lei ha il corpo qui e questa mano è in sicurezza. Lei non si butta, attende quanto può supportare le inclinazioni, perché le inclinazioni non si può, deve essere così, pari, non deve essere così, qui tendo a andare verso lei o viceversa. Io cosa faccio? Sono qui, contrarresto la sua inclinazione. Come siamo con il corpo? Il nostro petto è lineare. Qui. Se c'è un'inclinazione deve essere qui. Non deve essere in apertura. Per l'altro. Quindi se sono qua, sono io che dicerei quando si deve inclinare. Primo di gennaio. Grazie.
Auguri Vladimir! Dunque, quando riprendiamo, riprendiamo subito con una ronda, tanto per non perdere la luce, così iniziata bene. Inizi, certo, a mattina subito. Esatto, ciao, buongiorno. Beh, in castigo per quelli che non sono venuti, facciamo mandare Umberto ancora una ronda. Comunque vi mando sms, mando delle mail, così siete informati. Da 15 più. Da 15, da 15. Grazie a voi per la pazienza, ragazzi, e dov'è quest'anno? Sempre tutto ragazzo. Che ironico questo è. I giornalisti fanno così. Vieni qui che ti faccio così col coso. Allora, l'anno prossimo sicuramente la prima settimana quando riprendiamo ne parliamo un po' del saggio che ci sarà come tutti gli anni a giugno al Teatro Verdi. Vedremo se riusciamo a organizzare qualcosa per il gruppo di Brescia. Niente, grazie mille di tutto, ci sentiamo, io manderò alcuni messaggi in questi giorni perché ci saranno due o tre eventi in ballo, questo venerdì faccio una piccola esibizione al Tempio Inca, se va da tango e salsa, chi vuole venire a fare un salto siamo lì, se può mangiare o cucina argentina o pizza, questo venerdì, questo venerdì. Ah, dopo domani. Dopo domani. Sì, anch'io sono strangolato un po' che... Purtroppo c'è il tempo che mi ha chiamato 4-5 volte e spesso ho dovuto dire no perché sai, tantissimi impegni che ci sono in giro, sapete ragazzi, questa è la festa di Natale, quindi tutte le aziende, amici, eccetera, eccetera, quindi sono diversi eventi, cerco di dividermi in 20 per fare questo. Grazie a tutti ragazzi, grazie mille. Grazie. Buona Pasqua. Sentirás la emoción.